Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. E dato che oggi è martedì, benvenuti ad un nuovo rompicapo. Il rompicapo che proverò a risolvere oggi è questo qui. E si chiama... non c'era niente dentro la scatola, aspetta. Questo foglietto qua si chiama Lock 64. È una roba tedesca, infatti c'è tutto scritto in tedesco. Offensive das Schloss. Ah, c'è anche... ok, la scritta in inglese. Open the lock, a really hard one. Ok, extrem schwer. Sostanzialmente è un lucchetto con una sorta di cassaforte. E sinceramente non vedo l'ora di provare ad aprirlo, perché è estremo, è difficilissimo. Quindi, non lo so, mi metto al tavolo e provo a vedere come si apre sta cosa. Allora, ragazzi, il rompicapo è questa roba qua, praticamente. Madonna, quante viti ci sono. Magari lo svito? No? No, non si possono svitare. Ahia, questa sì, si svita. Boh, non voglio rischiare di far danni. Allora, il rompicapo è questa roba qua. E l'unico foglietto che c'è è questo qua. Si chiama Lock 64 Unser Schwierigstes Trick Puzzle. Il nostro più difficile trick puzzle. Offen Sie das Schloss. Dobbiamo aprire il lucchetto. Siebenstein Spiele. Ok, perfetto. Vedo che essere rimandato in tedesco serve a qualcosa. Allora, come prima cosa faccio partire il cronometro, perché da quanto ho capito questo è parecchio tosto. Allora, iniziamo. Qua c'è un 1871. Vediamo, aspetta un attimo subito le cose. Qua c'è un... ok, è tipo combinazione, quindi bisogna trovare la combinazione. E qua c'è il... come si dice? La freccetta che va verso giù. Questo perché non si muove in avanti? Si muove solo indietro. Ok. Quindi abbiamo già scoperto una cosa, che questo si muove solo indietro fino al 4. Al 4 poi si blocca. Perché si blocca al 4? Forse devo tenerlo in un altro modo. Oh raga, si blocca al 4. Benissimo. Cioè è come se diventasse... è come se andasse... magari bisogna svitare qualche vite. Vediamo. Questa forse, vediamo. Magari va più giù del 4? Forse... ah, aspetta, anche questo gira. Allora, ragioniamo un attimo. Qua c'è scritto 1871. Però io l'1 non posso farlo. Vedete? Non arriva all'1. Cioè, magari la combinazione era 1871, ma all'1 non posso arrivarci. Su ogni... non so se si vede, ma su tipo alcune punte ci sono delle linee. Quindi magari... io devo fare 1000 con questa lineetta qua, 8 con questa, no, ok, così è 8 e 1 tipo, forse devo fare 8 qua, mettiamo l'8 lì, l'1 con questa lineetta qua, il 7 e 1, non posso fare due volte 1 però. No, non ha senso quello che sto facendo, scusate. Che poi come si dovrebbe aprire? Cioè si dovrebbe aprire... ah, ok. Dovrebbe aprirsi sta roba qua. Ma magari basta solo svitare le viti, no? Aspetta, numero 06400. Forse devo fargli fare 6 giri a questo. Bisognerebbe mettergli tipo una roba del genere. Aspettate, so che in teoria non bisognerebbe farlo, ma non me ne frega niente, tanto va via. Allora, mettiamo caso che questo sia il dritto. Ok? Quindi, 1, gli faccio fare 6 giri. No, forse deve arrivare alle 6. 6. Ok, e poi 4. E poi 0, 0. No. Bene. A, N, ma è una A tipo A, O, 0, 6, 4, 0, 0. Allora, questo sul 6 ci arriva. E questo deve andare magari sul 4? No, non capisco. Perché poi non va giù? Questo mi sa che mi darà del filo da torcere. Vedete che qua ci sono anche due puntini. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire due puntini?
Cioè, ragazzi, è veramente così, non c'è niente altro. Si gira fino al 4, si gira fino allo 0, dall'1 al 4 non si gira. Qui c'è scritto 1871 e 064. Proviamo a fare la somma di tutti questi numeri. Io in matematica avevo 9 perché copiavo, però per il resto niente. 1871 più 64. 1935. 1935. Quindi potrebbe essere 1935. Manco un numero posso fare di questi. No, ok, scartiamo sta roba qua. Allora, la data non serve a niente, secondo me. Togliamo la data di mezzo. Rimane soltanto 6400. Si chiama LOC 64. Quindi magari non è un caso che ci sia scritto, insomma, 64 lì. Sto sclerando, raga. Forse bisogna scuotere. Quando non so cosa fare, inizia. Aspetta. Però c'è. Sembra che ci sia qualcosa. Oh. Sentite? Ok, sembra che ci sia qualcosa. Proviamo a fare una cosa. Proviamo a mettere 60. Immaginiamo che sia 6. 0. Quindi 60. 4. No, vai sul 4. Perché non va? Oh, una volta andava sul 4. Dio, cosa succede? Perché non va più sul 4? Ho fatto la cosa giusta allora. Magari capovolgendolo ho fatto qualcosa. Scusami, facciamo 6. C'è qualcosa. Oh, raga, prima questo non c'era. Prima questo non c'era e si blocca al 4,3, si blocca. Forse devo metterlo a 6,4. 6, 1, 2, 3, 4. Raga, secondo me è successo qualcosa, perché prima questo movimento non c'era tutto sto rumore. C'è come una pallina. No, è scomparso, aspetta. Oh, sentito? Si è riattivata al 64, quindi... Allora, com'è che avevo fatto? Ho dato tipo... Eccola lì! Sentite? Si muove. Ok, cosa devo fare con questa pallina adesso? Non c'è una logica. Raga, non c'è logica. Sto andando a caso, ve lo giuro. Sono a 64 e c'è questa pallina qua. Forse devo girare. E gira la ruota, yeah, yeah. Questo secondo me, raga, non c'entra niente quello al centro. Non fa, perché gira vuoto, dovrebbe bloccarsi ad un certo punto come quello sopra, no? Allora, torniamo ad essere 64. E non succede niente. Se do un colpetto, però sul 64 compare questa pallina. Proviamo a mettere 0. La pallina c'è ancora. Forse devo ruotare questo. Prima non si muoveva così. Allora, aspetta, 64, pallina. È un po' come Silent Hill. È Lolisa che se sbagliavi dovevi tornare da capo. Uguale, quindi 64, qua. Colpetto. Lì suonava il telefono e qua devi dare il colpetto. Ok, colpetto. Poi, allo 0 si muoveva di più. Quindi 0. Vedi? Vedi che si muove. Prima non si muove. Forse devo ruotarlo così. Vedi? Si muove di più. Oh. La pallina è scomparsa. Raga, la pallina è scomparsa. Non ha veramente una logica, perché... Ah. Aspetta. 0, 64, 0, 0. Quindi si parte dallo 0. Forse devo tenerlo in verticale o in orizzontale. Proviamo a tenerlo in orizzontale. 0. Non succede niente. 64. Colpetto. No, forse... Ok, bisogna tenerlo in verticale, perché in orizzontale no. Colpetto. Così. 0. E di nuovo 0. E non può essere. 0 di qua e 0 di là. Allora magari si gira completamente. No. Colpetto. Pallina. 0. Pallina. E adesso?
Non ha senso. Vi giuro, raga, non so cosa fare. Sono arrivato qua. La pallina non c'era. 0-0. 0-0. Forse devo girarlo così. Allora, io provo a fare una cosa. Provo a farlo rimanere sullo 0. È che se fosse con la gravità... Ah, guarda. Forse devo far tornare... Ah! Ho capito! Aspetta. Allora, vediamo, aspetta, se mi è venuta l'illuminazione. 64 e sono dritto. Perché è un po' di gravità sta cosa. 64 e sono dritto. 0 e sono dritto. Ok. Devo mantenerlo 0. Ma non ha senso. E devo fare arrivare... Devo far completare il giro. Tanto che lo 0 deve rimanere in verticale. Non so se avete capito il senso. Sarebbe lo 0 dall'altra parte. Quindi 0-0. L'unico punto, l'unico problema è che oltre il 4 sta cosa non va. Vedete? Vedete che... No? Aspetta! Uè! No, raga, sta girando! Prima non girava. No! 0. E si blocca qua. Si blocca qua, non si era mai bloccato qua. No! Ma sono un genio! Mi sono, raga, totalmente... Ma adesso ha totalmente distrutto le mie aspettative. Pensavo bisognasse fare di più. Ok, e io stavo cercando di tornare all'altro 0. Non so se avete capito cosa stavo facendo. Cioè, il mio ragionamento era: se il primo 0 era così, ruotando all'inverso devo arrivare dall'altro 0 per completare lo 0-0 qua dietro. In realtà no. E adesso? È finito così. L'ho risolto. Sono un po' deluso. Vi dico la verità, sono rimasto... Perché non si chiude? Oh, chiuditi. Ok, ostia. Quindi adesso così torna normale. Questo così... Sì, è estremo perché non ha una logica, però ok. Boh, un minimo di logica ce l'ha, il 06400. Quindi era 0 dritto, 64 dritto, ok, colpetto, pallina, 0, pallina, 0. Vedi? Io cerco di arrivare all'altro 0, ma in realtà, ops, lui si blocca lì e qua si apre. Figo! Cioè, boh, figo, insomma. Un po' una merda. Un po' così, cioè... Dico la verità, pensavo fosse più complicato da come l'avevano descritto. Vi dico la verità, sono andato per il 90% completamente a caso. L'unica cosa che ho seguito è stato questo numero qua dietro, 0006400. Bene, dai, sono soddisfatto. Adesso è tornato normale. Ok, ci ho messo esattamente 26 minuti, quindi ottimo. Bene ragazzi, sinceramente non mi sarei mai aspettato una roba del genere, però comunque è stato abbastanza figo, perché alcune mosse sono praticamente tentativi, non so, non c'è un ragionamento logico. Come al solito regalo il rompicapo. Se volete vincere questo rompicapo, tutto quello che dovete lasciare è un pollice, tutto quello che dovete fare è lasciare un pollice in su a questo video, essere iscritti al canale, attivare la campanella e lasciare un commento qua sotto. E se vi va, seguitemi anche su Instagram. Il prossimo rompicapo che vorrei provare a risolvere, ma non sono sicuro perché è difficilissimo, è questo dado impossibile, assurdo, che ho trovato, non mi ricordo dove, forse dall'Australia. Se volete vedere gli altri rompicapi vi lascio la playlist ovviamente qua sopra. E se volete acquistare dei rompicapi, tutti quanti i link in descrizione. Io come al solito vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.